territorio, sul territorio di un'opposizione concreta al TAV. In questi 4 anni infatti abbiamo visto nascere il Comitato delle Mamme No TAV di Marco, l'Associazione Marcolina Tutela del Territorio, il Comitato di Lavis, il Comitato di Rovereto, il Comitato di Cagliano. Sempre più paesi, sempre più persone hanno capito che opporsi a quest'opera è necessario e è possibile e si stanno organizzando per farlo. La nostra motivazione al no si è rafforzata anche in termini di ragioni, e questo non solo perché abbiamo passato parecchio tempo a studiare nei dettagli il progetto, ma anche perché in questi anni ci siamo fermati a guardare che cosa è successo nei territori dove l'alta velocità ferroviaria è già stata costruita e nei territori dove l'alta velocità ferroviaria è un progetto che sta per partire. Sto parlando del Mugello, sto parlando delle aree tra Milano e Torino, sto parlando delle aree tra Roma e Napoli, sto parlando di posti dove l'alta velocità ferroviaria è già stata costruita e ha dimostrato di non rispondere assolutamente agli obiettivi per cui era stata costruita ed era stata promossa, ha dimostrato di essere inutile rispetto a questo e ha dimostrato anche di creare dei danni incredibili. Abbiamo anche visto che cos'è il TAV in quei territori dove è ancora un progetto. Abbiamo visto che dove è ancora un progetto è in Val di Susa e questo sta causando un sacco di scontri fra la popolazione che non la vuole quest'opera, perché hanno visto e hanno capito che cos'è il TAV, e invece le forze di polizia e il governo che quest'opera la vuole a tutti i costi. Io non so se avete guardato i giornali che precedevano la manifestazione odierna e chiedo a ciascuno di voi se sui giornali ha letto anche solo una riga che spiegasse perché questo progetto serve. Avete forse letto sui giornali no, quest'opera è necessaria assolutamente per questo motivo? Avete letto di grandi guadagni dei territori che già ospitano l'alta velocità? Avete forse letto di qualche motivo ragionevole per quest'opera? No, i giornali prima di questa manifestazione parlavano solamente di fantomatici pericoli relativi alla manifestazione. Perché? Perché il progetto del TAV in Trentino come altrove è impresentabile, e più siamo andati avanti a studiarlo, più abbiamo guardato i territori che lo ospitano, più ce ne siamo resi conto. Abbiamo visto che linee come la Roma-Napoli, alta velocità, dove si pensava che corressero 400 treni al giorno, adesso ne circolano poco più di 10. Abbiamo visto che nel resto d'Europa le linee ad alta velocità stanno chiudendo perché non hanno passeggeri. Abbiamo visto che le linee ad alta velocità in Italia vengono utilizzate solo perché le ferrovie dello Stato stanno smantellando tutti gli altri treni e le persone sono obbligate a prendere questi treni costosissimi che non fanno fermate intermedie. Ecco che cosa abbiamo visto su questi territori. Abbiamo visto anche la tragedia del Mugello, che è rimasta senza acqua. E abbiamo capito sempre di più che il no va detto sempre più chiaro. Anche per quanto riguarda il Trentino, ci stanno raccontando che quest'opera serve per spostare il traffico dalla strada alla ferrovia, e sappiamo che non è vero, perché questa cosa potrebbe essere fatta domani se ci fossero delle adeguate politiche, che non vengono fatte. Ci hanno detto che in Trentino permetterebbe il miglioramento del viaggio dei pendolari, quando noi stiamo vedendo che appunto Ferrovie per lo Stato sta togliendo tutti i treni pendolari. E questo ancora prima che i 61 miliardi di euro che si dovrebbero spendere per quest'opera abbiano iniziato a scorrere. Tutta l'Europa sta facendo marcia indietro sull'alta velocità e qui in Italia si continua. Chi è che vogliono prendere in giro? Perché quest'opera vecchia di 30 anni, progettata 30 anni fa e che sarà pronta fra più di 30 anni, invece la vogliono continuare a fare? Allora, la vogliono continuare a fare perché noi sappiamo che quest'opera permette a
pochi imprenditori molto grossi, diciamo, non sicuramente imprese locali, di mettersi in tasca soldi pubblici. Sappiamo che infatti tutte le opere dell'alta velocità vengono finanziate al 100% da fondi pubblici. Fanno figurare che ci siano investimenti privati, ma in realtà gli investimenti privati sono banche che prestano soldi alle imprese, ma il garante è lo Stato. Quindi alla fine lo Stato si trova a pagare il 100% dell'opera con gli interessi, per un'opera che abbiamo visto non serve a migliorare il traffico, non serve ai pendolari e distrugge l'ambiente. Questo il Trentino l'ha ben capito. In questi 4 anni non sono nati solo tutti i comitati sul territorio, ma abbiamo avuto anche delle prese di posizione ufficiali e queste vengono taciute da tutti i giornali. Abbiamo visto in questi anni il comune di Besenello, la circoscrizione di Marco, la VIS, ALA, il comprensorio C10, persino la Coldiretti prendere posizione e dire no, quest'opera è inutile, quest'opera non serve. Ma come sempre, quando si dice il no a queste opere cala il silenzio e i giornalisti devono dire che è un no organizzato da frange estreme, che è un no insensato, e ripeto, senza mai presentare una ragione a favore, senza mai presentare pubblicamente il perché di quest'opera. Che cosa vorrà dire il TAV per il Trentino se noi permettiamo che questo avvenga? Il TAV in Trentino vorrà dire che avremo a rischio almeno 30 fonti sotterranee d'acqua, almeno 32 sorgenti, e queste che sicuramente verranno intercettate dallo scavo della galleria. Vuol dire che almeno 130 invece sono le sorgenti, i torrenti, i fiumi che sono a rischio di sparire per sempre dal Trentino Alto Adige se questa galleria verrà scavata. Sappiamo che in Alto Adige saluteremo per sempre le terme del Brennero. Sappiamo che per 30 anni avremo 11 cantieri enormi lungo tutta la valle che porteranno via almeno 80 ettari di terreno che attualmente è campagna coltivata, produttiva, è quello che dà da mangiare ai contadini trentini. E allora ci chiediamo come cavolo fanno a spacciare quest'opera come qualche cosa che porta lavoro. Dicono che porta lavoro perché ci sono le piccole imprese che vengono coinvolte e possono costruire l'opera, e per 30 anni si ha lavoro garantito. Allora intanto diciamo che questi 30 anni cancellano per sempre 80 ettari di economia locale, che sono centinaia di anni che sostengono la popolazione trentina. Non solo, sappiamo benissimo che le ditte che sono in grado di scavare 190 chilometri di gallerie non sono certamente ditte trentine. Queste ditte sono grosse ditte di proprietà dei vari Lunardi e dei vari ministri, che da una parte in Parlamento approvano il progetto, dall'altra parte si aggiudicano l'appalto per la costruzione e quindi tirano fuori i soldi dalle nostre tasche e le mettono direttamente dentro le loro imprese. È vero, ci sono delle piccole imprese locali che vengono ingaggiate per i lavori del TAV, è vero. Lo sapete che cosa succede a queste piccole ditte? Diciamola la verità, queste piccole ditte falliscono perché lo Stato poi non le paga. Questo sta succedendo a centinaia di piccoli imprenditori che noi in questi mesi stiamo vedendo impiccarsi fuori dalle agenzie delle entrate. Si suicidano perché lo Stato promette miliardi con queste opere, poi i miliardi vanno a finire nelle grosse ditte che assumono a tempo determinato extracomunitari che poi rispediscono a casa quando non servono più, e invece le piccole ditte locali le fanno lavorare, gli fanno fare il progetto, le piccole ditte locali di solito investono tutti i soldi che hanno dentro questi grossi progetti, perché si tratta di miliardi di euro promessi, e poi non li pagano, perché i soldi non ci sono. E allora cosa succede? Che le piccole ditte locali falliscono. Questa è la storia del TAV in Italia, questo sta succedendo e i giornali tacciono, i giornali ci parlano di disperazione. Queste grandi opere sono quelle che portano la disperazione fra
fra la gente, sono quelle che gli tolgono i soldi che potrebbero e dovrebbero essere destinati alle spese sociali e li mettono in queste gigantesche truffe. Il TAV non migliora l'economia locale dei posti dove passa, il TAV l'economia locale dei posti la distrugge, la drena, perché porta i poli industriali, costruttivi, tutti dove ci sono le grosse città, a 200 chilometri l'una dall'altra, e il territorio in mezzo lo devasta, lo priva della terra, lo priva dell'acqua e costringe tutti ad emigrare. Ecco, questo non è il futuro che noi vogliamo per il Trentino, e noi non vogliamo neanche trovarci alla fine della costruzione di quest'opera disperati a impiccarci perché non abbiamo di che vivere. Noi oggi stiamo dimostrando che si può fare una roba diversa. Noi possiamo non fermarci alla disperazione, possiamo non arrenderci allo scempio che stanno facendo, possiamo dire prima che questo avvenga no, no al TAV, no alla politica delle grandi opere, no alla politica della rapina della gente per dare i soldi ai soliti noti. Basta, noi non ci impicchiamo nella solitudine di un piazzale dell'Agenzia delle Entrate, noi scendiamo in piazza tutti insieme, tutti stretti a dire no TAV. Questo è lo spirito di oggi, è lo spirito del ricostruire comunità, del rimpegnarci per la tutela del nostro territorio, del nostro futuro, del non permettergli questa rapina senza dire niente. Come vedete non ci sono fra di noi come dire chissà che pericolosi terroristi o sgherri, quelli pericolosi che stanno intimidendo esercenti, stanno intimidendo la gente facendo i posti di blocco sulle strade, stanno massacrando la popolazione in Valsusa, sono le forze dell'ordine che oggi hanno ben visto di tappezzare la città di militari quasi che dove se esserci la terza guerra mondiale, quando noi siamo semplicemente in piazza a dire no a un'opera assurda che ci vogliono imporre. Ecco, questo clima noi non lo vogliamo, abbiamo fino ad oggi organizzato manifestazioni che hanno saputo essere tranquille, comunicative ma determinate, cioè che hanno saputo dire no al TAV e no concreto, cioè siamo capaci di sfilare oggi tranquilli per le vie di Trento, come siamo capaci, se proveranno a rapinare il nostro territorio, a portarci via l'acqua e a toglierci le risorse, a metterci in mezzo e non far aprire i cantieri. Questa è la volontà del coordinamento, questo è l'invito che vi facciamo, cioè oggi stiamo comunicando le nostre intenzioni, il TAV non lo vogliamo, ci opporremo con ogni mezzo possibile, con le unghie e con i denti, alla rapina del nostro territorio. Ecco, questa manifestazione passerà intorno alla città di Trento, si vorrà appunto comunicare le ragioni del no, il microfono è aperto, quindi chiunque voglia parlare e dire la propria può farlo, perché qui non si censura nessuno, anzi vi invitiamo a parlare e a raccontare un po' come vedete questo progetto. Arriveremo fino in Piazza Duomo e lì ci saranno interventi.